La destra ha fatto un consiglio dei ministri marketing in cui ha promesso un sacco di incentivi. Non sa come confermare i 20 miliardi di incentivi che ha dato l'anno scorso nella prossima manovra. Però ha detto a gennaio del prossimo anno vi diamo altri 1.000 euro a 1 milione di persone. Chissà che non si tramutino in voti alle europee, perché è così che si fa politica in Italia. La sinistra, dall'altro lato, torna sui temi che gli sono cari, cioè l'idea dell'abolizione del Job Act, che è già stato abolito dai tribunali di fatto, e della stabilizzazione, cioè di contratti più rigidi e del salario minimo. In mezzo c'è un paese che veramente ha una situazione disastrosa del lavoro, ma è più che del lavoro, è la libertà. La nostra Costituzione dice che senza un lavoro decoroso, senza cure e senza istruzione non sei libero. E quindi molti italiani non sono liberi. Non sono liberi il 10%, 9% degli italiani che lavorano ma sono poveri. Le donne, per 3 volte questa cifra per quanto riguarda il loro lavoro, e questo le costringe spesso a stare a casa e il marito invece va al lavoro perché ha uno stipendio più alto. I giovani che hanno stipendi di ingresso che sono fino a 1.000 euro, in media il 30% in meno, infatti 377.000 negli ultimi 10 anni sono andati via, quindi è un'emergenza il lavoro. Il salario è un'emergenza più particolarmente. Noi pensiamo che le politiche siano un po' più articolate. Prima va rivista tutta la contrattazione collettiva nazionale, che ha appiattito tutti i salari a ribasso. Ci sono aziende che possono pagare di più e che non devono pagare di più perché la contrattazione le ha allineate a quelle che invece non possono pagare di più. In secondo luogo vanno messi incentivi e disincentivi per i rinnovi dei contratti, che rimangono fermi per tanti anni. Da questo punto di vista il salario minimo può essere utile, ma non è la panacea di tutti i mali. Se ci sono soldi per tagliare le tasse, li si concentri sui giovani e le donne. Perché? Perché prendono meno, guadagnano meno e soprattutto perché le donne sono confinate in casa, come dicevo prima, perché tra l'uomo e la donna è quella che lavora meno e quindi rimane con i figli mentre l'uomo lavora. E questa è la privazione di una libertà fondamentale. L'ultimo punto è il mismatch. Oggi noi cerchiamo, le aziende cercano mezzo milione di persone per lavorare, ma non le trovano. Non le trovano perché non sono fermate saldatori, giunturisti, e le agenzie per il lavoro non funzionano. Quelle per la formazione sono spesso ammortizzatori sociali. Va date alle aziende private che fanno questo lavoro il supporto finanziario di legge, l'accesso ai dati per poter identificare, formare i lavoratori e fargli le proposte di lavoro. Funzionano meglio di quello che fa il pubblico. Questo è quello che bisogna fare ed è complesso ed è difficile ed è lungo e pertanto non sarà oggetto di dibattito. Quello che sarà oggetto di dibattito è da un lato il massimalismo di sinistra che dice è tutta colpa del Job Act e dall'altro la destra che dice vi riempiremo di bonus che poi non arriveranno e salteranno. Questa è la politica in Italia e noi vogliamo farla in modo diverso, in Italia e in Europa.